Vito Recese e Michele Laforgia si contendono al momento orientamenti di voto e ballottaggio nel capoluogo, almeno stando ai numeri di Udata dell'ultimo sondaggio. Un migliaio circa di interviste realizzate a inizio mese, divise per campione e municipi, tenendo conto che la candidatura a sindaco di Fabio Romito per il centrodestra però è arrivata soltanto in un secondo momento e quando gli altri due erano in partita da mesi. Il penalista ed ex presidente della Giusta Causa è il candidato che mostra il livello più alto di fiducia, il 61% del campione infatti ne cita molta o abbastanza e stacca di 5 punti Vito Leccese al 56%, mentre Fabio Romito è fermo al 27% e il civico Sabino Mangano al 9%. Competenza e onestà sono le principali caratteristiche positive e riconosciute alla Forgia come a Leccese, pur con percentuali differenti e con un grado di soddisfazione rispetto all'amministrazione uscente che oscilla tra l'85 e il 92%. In compenso il primo capitalizzerebbe maggiormente il colpo di reni dovuto alle inchieste in corso, nonostante si tratti però di pochi punti percentuali di scarto. Quel che è certo, stando al report in questione, è che il ballottaggio sarebbe un derby tutto a sinistra, finirebbe 69 a 31 se a giocarselo fossero Leccese e Romito, o 72 a 28 se al posto di Leccese ci fosse la Forgia. E in caso di testa a testa a sinistra la punterebbe la Forgia, pur di un'incollatura. Certo, la forbice degli indecisi oscilla tra il 23 e il 35% e la rilevazione non tiene conto del traino delle liste presentate nel weekend appena trascorso, numeri appunto pronti a essere confermati o smentiti nel segreto dell'urna.